Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, eccomi qua ancora una volta per la puntata consuetudinale di Te la do io la Malesia. Quest'oggi mi trovo a Kuching, nel Borneo. Il mio viaggio è giunto fino a qui. In questo momento mi trovo in un posto bellissimo e molto differente da come me lo immaginavo. Dopo essere stato a Kuala Lumpur mi sarei aspettato un po' ovunque la stessa aria, diciamo quel cagaio di Kuala Lumpur, o simile oppure moltiplicato al massimo. Mi sarei immaginato di arrivare qua e mettere subito le mani in pasta con quelle situazioni abbastanza precarie, con tutto quel diciamo quella confusione, anche quelle condizioni igieniche che non sono a livello occidentale. Invece la mia sorpresa è stata enorme, perché effettivamente Kuching non è una città che sembra malese, è una città molto diversa dalla capitale, è molto bella, molto accogliente, i livelli delle strutture sono ottimi, qualsiasi livello, parliamo del livello della cucina, è ottimo, molto meglio che Kuala Lumpur, proprio non c'è paragone. Il livello anche climatico è migliore, mi sarei aspettato arrivando nel Borneo di sentire quella calura, quell'afa che tutti i giorni si sente a Kuala Lumpur. In realtà qui non è così, c'è molto più fresco, ci sono le cosiddette piogge torrenziali, dopo quelle piogge torrenziali viene ripristinato quel clima fresco serale, quel clima che ti aggrada, non è né caldo né freddo, quel clima che si una bella pioggerella che ripristina, toglie l'afa, rinfresca tutto quanto. Ok ragazzi, vi faccio vedere giusto uno scorcio di dove mi trovo e vi racconto anche come sono arrivato qua. Ecco, questa è la città di Kuching, è una città fluviale, è bellissima, è un parco praticamente questa città, è un parco adornato da casette di due piani, è molto respirabile, anche se effettivamente zona equatoriale, durante il giorno la calura c'è, si fa sentire, però la sera non te la porti dietro, non c'è quell'affa che non ti fa dormire. Il giro qui continua, vi mostro un po' il verde, vi devo dire che le aree di verde sono immense, sono enormi, possiamo tranquillamente affermare che la città è immersa nel verde, e ci sono anche dei corsi fluviali come quello davanti a me, che è percorso da delle barchette. Prima è passato il vaporetto, poi passano anche delle barchette proprio in quelle in stile autoctono, che sono molto belle. La città è molto reale, è molto distaccata anche da quelli che sono i canoni occidentali, diciamo. Qui la globalizzazione è arrivata di meno, sicuramente è arrivata di meno, anche perché siamo nel Borneo, se questo non è un posto isolato dal resto del mondo, non so allora qual è il posto che potrebbe essere veramente isolato, se non l'interno delle steppe siberiane. Questo è il lungo fiume, nel lungo fiume si incontrano dei posti anche dove si può andare a mangiare. Dall'altra parte, come potete vedere, adesso l'ora serale non rende bene, ma è tutto alberato. Lì c'è una struttura che sembra una tenda sospesa a molti metri di altezza, un UFO diciamo, una struttura così che sospesa. Poi andavo a vedere lì sotto cosa c'è. Oggi sono arrivato qua all'aeroporto, ho noleggiato una moto, me l'hanno data, c'era dentro un bicchiere di benzina, ho fatto 500 metri, sono rimasto a piedi sotto la calura,
sotto il ribattone del sole non vi immaginate neanche le bestemmie che ho pensato in quel momento, non le ho dette proprio per rispetto anche delle tradizioni della cultura locale, però le ho pensate. Mi hanno dato la moto con dentro solamente un bicchiere di benzina e nonostante quello me la sono cavata usando il GPS nel telefonino. Prima di tutto il GPS non ha la funzione, almeno non ho trovato la funzione per individuare i benzinai, cioè se scrivi benzinaio, distributore, carburante, fuel, quello che vuoi, non ti salta fuori niente. Allora mi è uscita in mente, avevo visto che qui i distributori sono, in Malesia sono per la maggior parte marcati Shell, ho scritto Shell e mi ha dato un distributore che fortunatamente era a 350 metri e l'ho raggiunto a spinta, me la sono cavata abbastanza bene, ecco. Ecco, questo è il Borneo, avanti si sentono rulli di tamburo, io continuerò la mia passeggiata serale, andrò a vedere cosa c'è lì. Comunque ragazzi, non mancherò di deliziarvi con delle immagini, con dei clip, portandovi a vedere i posti più autentici. Chiaramente la mia intenzione è quella di andare a trovare i posti immersi nella natura, i posti proprio più selvaggi. Non rimarrò qui a lungo, tuttavia la città mi aggrada perché è proprio una città bellissima, però non me la immaginavo. Molto meglio di Kuala Lumpur, dico, se venite in Malesia andate a vedere Kuala Lumpur perché la capitale, ne vale la pena anche per le emozioni di mettere le mani in pasta nel cagaio, però sicuramente non è il top, diciamo, qui è molto molto meglio come vivibilità, come... Sono anche andato a mangiare, poi ho mangiato benissimo, cosa che da quando sono qui in questi giorni, qui in queste settimane, non mi era mai capitato di mangiare in maniera così soddisfacente. Sembra proprio di stare in un altro paese, anche le condizioni igieniche dei posti che ho avuto modo di visitare oggi sono superiori rispetto a Kuala Lumpur, ma di molto. Ecco, questa qui è una imbarcazione caratteristica, se ne vedono diverse qua da vagare al fiume, fanno da spola, ho notato, sono delle specie di gondole, sì, in realtà sono proprio delle gondole. E Venezia probabilmente ha attinto da qua, essendo una città, la città di Marco Polo, la città dei viaggiatori solitari che andavano ad occidente, avranno in qualche modo mimato lo stile delle imbarcazioni e poi riadattato e ottimizzato per quelle che sono le situazioni italiane. Ecco, lì sta arrivando una barchetta, ecco, è tutto così molto autentico, così tutto sincero. Queste barchette qui fanno da spola, ho visto, praticamente succede che la gente che abita dall'altra parte arriva qua, si mettono sulla barchetta, quando è mezza piena c'è qualcuno, la stacca e la porta dall'altra parte. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire. Il mio giro chiaramente questa sera continuerà, non dormirò sicuramente questa notte, andrò a farmi il giretto notturno. Comunque la città mi ha affascinato. Ok ragazzi, il nostro giro per la Malesia continua, continuate anche voi a seguirvi perché vi mostrerò dei posti veramente emozionanti. Andrò proprio a vedere quei posti che sono anche al di fuori delle guide turistiche, perché ho visto delle guide che ti portano in alcuni posti ma arrivi lì, sì la foresta, ma quella foresta è quasi come andare allo zoo, è tutto adattato per il turista, io vi porterò nei posti autentici. Ok ragazzi, alla prossima, ciao.